Benvenuti a tutti da Lethgard e Twin Knights in questo nuovo video. Oggi vi porto un'altra top a tema Elden Ring. Dopo la quarta rerun, e sto terminando, sto per arrivare alla quinta, vi posso provare a parlare di quelli che secondo me sono gli incantesimi. O meglio, le stregonerie più forti del gioco. E non a caso vi ho fatto questa precisazione, perché io vi devo fare una premessa. Tutto il gioco ho pensato che gli incantesimi fossero le stregonerie. Quindi avevo una build con gli oggetti che potenziavano gli incantesimi quando io usavo stregonerie. Sì, non aiuta la fabbrica, il camion lo sa! E tu me la fai pensare come camion tu è! Non so dove mi è uscita sta cosa, non so se veramente il mio ricordo dei vecchi Souls era vero, cioè che gli incantesimi erano quelli a base mana, quelli blu, e le stregonerie erano cose rosse di fuoco. Non lo so da dove mi è uscita sta cosa, però ho fatto questa bella scemenza. Comunque, li ho usati abbastanza per poter dire più o meno che cosa ne penso. Come al solito vi dico, io non sono un pro player, quindi se non siete d'accordo o se la pensate diversamente, se avete altre idee, scrivete pure nei commenti, ne discutiamo insieme. Però vi dico la mia, insomma. Partiamo subito, dopo la sigla. Twin Knights. In questo speciale vi voglio fare un aggiornamento perché abbiamo avuto un piccolo problemino. Questo video è stato fatto prima dell'attuale patch che è appena uscita in questi giorni su Elden Ring, e quindi c'è qualche differenza nelle stregonerie che vi porto. Soprattutto vi posso dire che le ultime due, soprattutto l'ultima, perché la numero 7 sicuramente diventa più forte, quindi un po' di posizioni le può prendere, e la prima, ahimè, non è più prima, scenderà un po' anche quella, 2-3 posizioni indietro le prende perché è stata un po' nerfata. Effettivamente, come avevo detto in questo video, era veramente troppo forte. Però per il resto più o meno dovrebbe rimanere così, anche se la patch ha cambiato altre magie che adesso potrebbero entrare in classifica, quindi magari vi porterò un video successivo con una nuova classifica, con quella aggiornata dopo un po' di test, con le stregonerie come sono cambiate dopo la patch, va bene? A voi! Allora, io partirei immediatamente a farvi vedere quali sono le posizioni di questa mia classifica. Allora, qui ci troviamo... Non lo so, ci troviamo in un'area in cui avevo lasciato il personaggio, esattamente nel fiume, pozzo del fiume Seofra, qui, non lo so, quest'area qui. Non c'è un particolare motivo perché sono qui, vedete, sto da qui, tanto qualche nemico c'è comunque in zona. Partiamo subito dalla settima posizione e vi dico, premessa, ci sono molte stregonerie nel gioco, quindi anche la settima secondo me è molto utile. Quindi potreste equipaggiarle per assurdo tutte quante. In realtà vi dico già non potete, perché due costano più di uno slot, quindi non avete abbastanza slot equipaggiabili. Però partiamo allora dalla settima. Per me la settima stregoneria più forte è la Luna Nera di Ranni. Cos'è la Luna Nera di Ranni? È una stregoneria che vi droppa Ranni stessa nella sua quest, quindi proseguendo nella sua quest verso la fine la otterrete. È un clone oscuro del plenilunio di Rennala, che invece vi dà lei stessa scambiando la sua anima. Sono due stregonerie dall'alto costo di intelletto, quindi ho pura build comunque in late game, e hanno un effetto molto carino per questo. Io la considero una delle migliori stregonerie per iniziare un combattimento. Voi, prima di tutto c'è un cast molto lungo, quindi non va bene per essere castata più volte. Però è un ottimo apripista, perché ha un'ottima distanza di ingaggio, cioè io lo beccherò da qui tranquillamente, e aumenta il danno successivo che poi il nemico si prende. Inoltre applica anche l'elemento gelo, che schifo non ci fa, perché anche quello aumenta ulteriormente il danno che il nemico prende. Vedi, lo castiamo da qua, molto lenta, però arriva, prima o poi arriva. Adesso questi qui li one shot, che sono nemici un po' delle balle. Se sopravviveva, tipo un boss, proviamola tipo sul granchio, vediamo un po' cosa fa il granchio, non ho idea, vediamo un po'. Se dovesse sopravvivere, prende ulteriore danno, e non muore anche questo. Danno iniziale comunque non è basso, è discretamente alto, il problema è proprio il tempo di casting, quindi potete lanciarla all'inizio quando un nemico ancora non si è accorto.
successivamente diventa un po' difficile perché comunque siete bersagliabili mentre la state lanciando. Questo è il primo che vi volevo far vedere. Sesta posizione invece troviamo la falange cariana. Di questa stregoneria ne trovate tante versioni. Questa qui è secondo me una delle più forti perché è quella col maggior numero di spade, però anche il più alto costo di intelletto per usarla, 34. Non è proibitivo, è neanche la metà della luna, però è già discretamente alto. Si può usare in build ibride, magari scegliendo le versioni quelle un po' meno care, tipo questa da 29 o questa da 22. Perché considero questa stregoneria forte? Perché è buona soprattutto per i maghi più guerrieri, perché voi la lanciate, queste spade vi circondano e rimangono lì, non vanno via nel tempo. L'unica cosa che può farle andare via è se toccate un muro o qualche superficie, perché si rompono, come avete visto adesso. Quindi non dovete, nei passaggi stretti, nelle zone piccole, non va tantissimo bene perché vi andate a prendere botte. Però è molto forte perché dovete prendere botte, no, perdete le spade più che altro. Molto forte perché sono comunque tutte teleguidate. È il primo nemico che trovano, lo attaccano tutte insieme. Adesso non toglie tanto, ve lo dico, è una cosa più di supporto. Quindi voi la cassate a tempo perso, quando state magari riposando o schivando delle robe, e poi ce l'avete lì che vi dà una mano. Però è comunque danno in più, quindi in un determinato stile di gioco che può usufruirne meglio, è comunque un danno in più, sono fighe. E a parte questo punto, come si prendono? Queste ve le dà sempre seguendo la quest di Ranni, però ve le dà il tizio brutto, quello che si trova nella torre qua, come si chiama? Potete acquistare da qui, da Selvi, lui, il tizio brutto, quello cattivo, che vi sta sulle balle. Lui dopo un po' gli parlate e vi vende questo incantesimo, quindi stregoneria, quindi lo potete trovare lì. Bene, passiamo alla quinta posizione. In quinta posizione invece troviamo Maestria di Loretta. Maestria di Loretta invece è una stregoneria che anche qui abbiamo due versioni, una un po' meno cara e una più cara, che adesso vi spiego anche le differenze. Sono queste qua, una con 46 di intelletto, quindi discretamente alto, l'altra con 26, altino ma non eccessivo. Verranno droppate dai relativi boss che trovate sempre prima di andare dalla zona di Ranni, quindi il boss che c'è alla fine del maniero cariano, quello che c'è qua, oppure il suo clone più potente che trovate invece prima di andare nell'area interna qui, ovvero in questa piazzola qua. Perché sono incantesimi? Perché sono stregonerie molto forti? Perché sono come avere un arco magico potente, a colpi di mana praticamente, quindi non consumate materiali, consumate solo il vostro mana come tutti gli altri, come delle altre stregonerie. E perché è molto forte? Ve lo faccio vedere subito. Perché è un ottimo raggio e un ottimo danno ad un costo discreto, non bassissimo però. Discreto, nella sua forma più forte. Proviamo ad esempio a lanciarlo su quel granchio laggiù. Potete anche un po' caricarlo, sì. Lo lasciate qua. Adesso, il problema è da dove lo lanciate. Perché se lo lanciate da un posto vicino al pavimento, è un problema perché una delle frecce potrebbe sbattere contro il pavimento e rompersi. Questa è l'unica debolezza di questa stregoneria. Dovete fare attenzione di lanciarla dove non ci sono troppi ostacoli in mezzo. Quindi non disdegno neanche la sua versione, quella a un colpo solo, perché avete un colpo diretto e basta. Qui avete invece dei colpi che, come vedete, curvano. Quindi ad esempio anche beccare questo nemico, che basterebbe un colpo dritto, lì la prima volta hanno preso gli alberi intorno. Quindi è forte, soprattutto nelle aree aperte, comunque dove non avete questo problema, però dovete contare solo questo difettuccio. Ed è molto forte anche per la distanza che copre, è un colpo che colpite a una distanza siderale, cioè proprio come fosse un arco praticamente. Quindi è molto molto forte per questo motivo qua. Bene, passiamo alla quarta stregoneria secondo me più forte, che sono le Stelle della Rovina, uno degli incantesimi leggendari, delle stregonerie leggendarie che vi servirà per prendere l'obiettivo, se vi interessa. E si prende completando, progredendo soprattutto in una quest che partirà da una strega che troverete qua sotto.
Qui sotto troverete una strega, gli parlate, vi dà già qualche incantesimo lei. Se andate avanti con la sua missione, più in là troverete un altro stregone che vi vende questa stregoneria qui. Perché è molto forte? Ve lo faccio vedere immediatamente. Perché tira una valanga di colpi e ha un tempo di cast praticamente ridicolo. Quindi vedete, non lanciate tre. Consuma parecchio intelletto. Io vi dico, adesso non ho una build adatta, quindi con delle build anche migliorate si possono ridurre i costi, avere più mana, e non neanche eccessivamente. Però è veramente forte perché sono tutti colpi teleguidati e lanciati a una velocità impressionante. Quindi adesso posso lanciarla tipo 5 volte ed è molto difficile da schivare per i nemici, sono tanti colpi e tutti... è velocissima comunque da castare. Quindi secondo me è molto molto potente e si merita un gradino sotto il podio. Però adesso arriviamo al podio, ovvero le tre stregonerie più potenti in assoluto per me, quelle che uso più spesso di tutte. In realtà una non la uso così spesso, però è indubbiamente potentissima, ovvero i meteorite di Astel. Meteorite di Astel, vi dico subito, si prende, sicuramente non si prende inizio gioco, perché per prenderlo dovete andare a sconfiggere il relativo boss all'interno di questa caverna qua, galleria di Yelug Anix. C'è un boss alla fine che, una volta ucciso, vi droppa questa magia qui. Perché è tanto forte? Boh, ve lo faccio vedere su questo povero granchiello. Vediamo un po' cosa succede. Allora, che cosa succede? Ve lo spiego io. È un'altra stregoneria che utilizza un'altra, perché non avete ancora visto la prima, però... che più tenete castato e più continuate a lanciarla, quindi sicuramente è fortissima da utilizzare insieme all'ampolla con l'abilità che vi dà praticamente energia infinita, energia mana infinito. È molto forte per quello, perché contro dei nemici, anche contro i boss, soprattutto quelli grandi, diciamo che questo incantesimo stregoneria è più forte contro i nemici più grandi, perché le colpirete con più colpi. Adesso ho sbagliato perché l'ho lanciata semplice, va bene, ma già così è senza senso, avete visto quanto danno fa, è osceno. E se bevete l'ampolla, come adesso dice, c'è l'ampolla che potenzia gli incantesimi e mi rende il mana infinito, qui passava pure una ragosta volante, per esempio una bocca così, guardate quante ne lancio. Adesso finché non finisce l'effetto, quindi quei 10-15 secondi, adesso comincia a mangiarmi il mana. Però è veramente, veramente forte. Se riuscite a castarla, vi danno il tempo di castarla, distruggete praticamente tutto. L'unica cosa, come vi dicevo, è siete un po' suscettibili ai danni, perché rimanete lì, come un baccalà, ed è più forte contro i nemici grossi, perché li colperete più spesso. I nemici più piccoli magari non è così efficace, ci sono cose magari più efficaci che adesso scopriremo. Infatti, arriviamo alla seconda posizione con uno delle stregonerie più conosciute, secondo me, di Elden Ring, quindi l'avrete magari anche già vista, ovvero la cometa di Azur. La cometa di Azur completa, secondo me, tutto quello che non può fare le meteore che abbiamo visto. Tra l'altro, per prenderla questa è molto semplice, potete prenderla anche verso inizio gioco, la trovate su un tizio, prima di arrivare qui nell'area di Villa Vulcano. Fate tutto il giro qua intorno, qui dove c'è il capanno dell'eremita, nell'area sopra, adesso mi sto raggiungendo dubbio, non so se è veramente il capanno dell'eremita, sì, secondo me sì, comunque prima di superare un ponte la trovate da un tizio lì, ma non so, infatti forse non è qua, è qui, villaggio, sono quasi convinto che è qui, però non voglio dirvi scemenze, la trovate su un tizio prima di superare un ponte. E che cosa fa? Per chi ancora non lo sa, bene, questa invece, se la cometa di Azur secondo me era più forte contro i nemici più grandi, questa è più forte contro i nemici più piccoli, soprattutto quelli che patiscono i colpi, perché fa i buchi. Di nuovo la uso con l'ampolla per potenziarne ancora di più il danno, e semplicemente tenendo castato il tasto del lancio, sparerete un raggio devastante, con un'ottima distanza già di... un'ottima distanza di hit e con un danno assurdo.
soprattutto con questa combo qui che vi ho fatto vedere, veramente potrete distruggere tutto. Le sue pecche quali sono? Sono semplicemente che raggio dritto, voi non vi potete muovere, quindi se la lanciate contro un boss che ha un discreto movimento, non è ingaggiato da qualcosa, spesso si usa insieme magari dei fantasmi, delle evocazioni che bloccano il boss, ci sono quelle con gli scheletri con lo scudo, qualcosa del genere, comunque che lo cerca di tenere più fermo, non tanto distratto ma fermo, perché se si muove lo lanciate poi a vuoto, però se nel caso riuscite a tenerlo fermo, lo distruggete tranquillamente, distruggete qualsiasi cosa tranquillamente. Quindi più forte contro il singolo, più forte contro i bersagli più piccoli, o anche grandi ma che non si muovono tanto. Però non è al primo posto, perché? Perché io al primo posto ci ho messo un'altra cosa, che non ho neanche equipaggiato, quindi nel frattempo ve l'equipaggio. Ovviamente io non vi ho fatto vedere i costi in mana degli ultimi due, delle ultime due stregonerie, che sono discretamente alti, non pazzeschi però. Sì, questo è pazzesco, 60 e tanto, pazzesco, per una build che poi vi costruite un mago, a 60 ci arrivate, e questo 55, poco più basso. E invece quello che vi voglio far vedere, però ve lo devo equipaggiare perché non c'ho più slot, li ho tutti occupati, è questo qui, e questo è quello che uso io di più in assoluto, che mi piace veramente tanto. Memorizza incantesimo, ed è lui, è un incantesimo che c'è in varie stregonerie, ce la farò, non mi odiate, veramente proprio non mi entra in testa. E questo qui, lo spadone, lama lunare di Adula. Ce n'è varie versioni, vi dicevo, perché c'è anche questo qui, spadone acariano, c'è qualche altra versione che adesso non trovo, per questo è il momento conferisce danni magici, no? Forse questa, sfera veloce, fendenti, sì, questa con uno spadino più piccolo fate un po' più di fendenti, però a me quello che piace di più di tutti è questo qui. Perché? Ve lo spiego subito. È velocissimo da castare. Vedete? In più si concatena, non deve rilanciarlo se voi continuate a lanciarlo. Vedete che continua a tenere praticamente la spada adesso che ho finito il mana. Continua a tenere la spada in mano, quindi non la rilancia neanche più. Quindi è proprio come attaccare con una spada enorme, come se fosse veramente in quel momento vostra, con un'arma normale di equipaggiamento. In più, ha un raggio osceno. Guardate quanto è grossa questa spada, quindi già lo colpite da qui. In più, come se non bastasse, parte pure un colpo a distanza. Quindi anche se fosse a distanza, vedete che parte un raggio congelante. E in più congela. Scusate, ho dimenticato l'ultima, la ciliegina sulla torta. Ed è veramente osceno contro tutti, contro boss, contro mob, contro ogni cosa, perché è veramente enorme, è facilissimo da usare, è difficile da bloccare per un nemico, perché una volta che avete castato il primo iniziate a farlo raffica. Adesso ve lo faccio vedere ad esempio su sto povero granchietto di nuovo che è morto un discreto numero di volte. Poi una volta che avete già lanciato il primo, il nemico è già morto, a parte che già toglie una marea, perché se voi beccate, vi dico un segretino, cioè segretino, basta vedere l'animazione, se voi beccate con la spada più il raggio che parte dietro fate un botto di danno in più. Il raggio che parte dietro fa già il suo danno, la spada fa il suo, se siete abbastanza vicini lo beccate con tutte e due fate un danno osceno, ed è veramente veramente secondo me l'incantesimo più forte per questo motivo di danno, di input, di distruzione che fa di base. Probabilmente sono più forti il secondo e il terzo che vi ho messo, le comete o i meteoriti, ma questo è molto più veloce da castare ed è molto più utile in molte più situazioni, non dovete per forza avere la famosa ampolla per farlo rendere di più. Ovvio, anche questo con l'ampolla lo castate un numero infinito di volte, non è che perde potenza, però è una stregoneria che funziona benissimo anche senza, quindi anche solo con le pozioni normali potete comunque fare qualcosa. Vedete che raggio osceno che c'ha, è veramente pazzesco, secondo me è veramente rotto. Adesso ad esempio l'ho preso solo col raggio extra, non con la spada, quindi sono nemici che sono venuti distrutti solo dal raggio extra. E buon, questo però come si prende non ve l'ho detto, giustamente me lo tengo per me perché è un segreto, no, non è vero. Allora ve lo dico, non è nulla di che, è sempre, indovinate un po', dai indovinate che secondo me lo sapete. Sì, esatto, dovete seguire sempre la quest di Ranni. La quest di Ranni vi porterà a un certo punto in questa zona qua, che non penso che si possa, io parlo a sproposito, sapete che ci sono sempre cose nuove in questo gioco, non penso si possa raggiungere senza seguire quella quest, perché qui sotto ci arrivate, c'è il villaggio di Ste Balle, ma ci arrivate
dal lago, ma non potete salire se non sbaglio. Comunque, a parte questo, qui, questo qui ad esempio sotto il villaggio di Ye, qui nell'area qui sopra invece, quando riuscite a raggiungerla, troverete un drago, abbastanza rompiballe, se lo uccidete lui vi droppa questa stregoneria. E boom, quindi vi ho detto tutto. Ditemi voi cosa ne pensate, se avete dei dubbi, perplessità, pareri discordanti, scrivete pure nei commenti che ci si discute. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti belli!